Amici di Acropolis, buonasera, bentornati alla nostra trasmissione, bentornato all'ospite di questa sera, il capogruppo alla Regione Abruzzo del nuovo centro-destra, Giorgio D'Ignazio. Buonasera a tutti. Buonasera e bentornato. Buonasera a tutti. Come va? Benissimo. Un po' di tempo che non ci si vede eh, un po di tempo da queste parti. Eh. Ha festeggiato la promozione del Teramo? Sì, sì eh, se non ricordo male, ero qui a, proprio quando eh, poi eh, cominciò il recupero terribile del Teramo nei confronti dell'Ascoli eravamo sì, era nella fase, sì, scalavanticamente non volli fare previsioni e portò grande fortuna al Teramo. Quindi speriamo che anche questa mia presenza qui porti grande fortuna al Teramo in questo momento di campagna acquisti, perché insomma la campagna acquisti è la fase più importante diciamo, della preparazione di un torneo Lei, importante. Per chi non pronto. lo dovesse sapere è un tifoso storico del Teramo, oltre che ex assessore al comune di Teramo, però... Sì. Eh, tifoso da piccolo sì. sono stato anche un giovanissimo calciatore del Teramo allora... con risultati, <ride> con molto, risultati deludenti. molto deludenti. Eh. Ma insomma, sì. però insomma eh. che cosa significa adesso mettiamo da parte un po' quello che è l'argomento principale che poi tratteremo ampiamente che cosa significa questa promozione del Teramo in Serie B per la città di Teramo e per la provincia di Teramo. Allora, se parliamo sotto il profilo di carattere economico, è sicuramente una grandissima opportunità che non possiamo farci scappare, ma che non vale solo per la città di Teramo, ma vale anche per l'intera provincia. Perché è chiaro che insomma, quando si hanno dei palcoscenici così importanti, eh, si, hanno anche si ha anche la possibilità di far giocare squadre di livelli internazionali e quindi questo porta un movimento economico e quindi porta gente nel nostro territorio che non si ferma esclusivamente a Teramo, ma che viaggia l'intera provincia eh, dalle montagne al mare. Noi abbiamo eh, una provincia che fino a pochissimi giorni fa offriva lo sci e il mare contemporaneamente e quindi insomma credo che sia importante veicolare l'immagine della provincia di Teramo, non della città di Teramo, ma della provincia di Teramo e sicuramente il calcio è un veicolo importantissimo sotto questo punto di vista, poi è chiaro che comunque si comincia a parlare della città di Teramo anche a livello nazionale e anche a volte internazionale, per cui credo che sia importantissimo, un'occasione veramente importante che non possiamo farci scappare, ma sono certo che sia le istituzioni, ma anche e soprattutto eh, il settore economico quello che è il settore diciamo, eh, trainante che potrebbe giovarne veramente non si lascerà scappare questa occasione, oggi la nostra economia della montagna, ma soprattutto al Mare ha imparato a vincere queste sfide e credo che insomma, si siano fortificati nel tempo e anche i messaggi che arrivano a livello nazionale di questa crescita del PIL non può che portare giovamento alla nostra provincia. Lei fino a un anno fa è stato assessore al Comune di Terra, ma era anche uno degli assessori, forse era l'assessore più anziano e soprattutto non in termini di età, non in termini eh? di età no, no, però in termini di militanza, di diciamo, militanza sì. o di amministrazione sì. Sì. adesso da un anno è consigliere regionale sì. Sì. anche perché dicevo questa è una città che mi sembra stava andando alla deriva fino alla vittoria del Teramo Calcio una città che si stava lasciando andare e stava prendendo una brutta china ma no, su questo io non, non è che sono d'accordo che è una città che va alla deriva. È una città comunque amministrata bene, potrebbe essere sicuramente amministrata meglio, ma potrebbe essere sicuramente amministrata molto peggio. È una congiuntura di carattere economico che colpisce una città come quella di Teramo, che sta nell'entroterra, che quindi ha difficoltà di collegamenti. Noi abbiamo una Teramo-Mare Teramo -mare, che finisce a Mociano, cioè dove il mare non c'è. Quindi, non abbiamo una uh, rete ferroviaria, abbiamo un, un treno che si ferma a Teramo, non abbiamo un aeroporto, non abbiamo un porto, quindi abbiamo grandi difficoltà sotto il profilo economico che in realtà, eh, che non hanno altre realtà. Eh, Pescara, per esempio, ha eh, ben altre possibilità, di là che è una città, ma ha ben altre possibilità. La Lo stessa, stesso Chieti. Stessa Chieti, la stessa città dell'Aquila. Quindi, voglio dire, noi. Eh, e poi, vabbè, l'Aquila non possiamo prendere in considerazione perché l'Aquila ha vissuto il dramma del terremoto, e tutta una situazione che è completamente Diversa da qualsiasi altra eh, città italiana. Però voglio dire, Teramo paga lo scotto iniziale, prima di tutto di un sistema eh, di trasporto ferrogomma difficilissimo. Eh, tra le altre cose mi eh, preme ricordare in un momento storico così importante che eh, anni, anni, anni fa quando era in costruzione il traforo del Gran Sasso, il cittadino della mano era contrario al traforo del Gran Sasso, addirittura ricordo che la delinquenza da Roma verrà a Teramo, se quella classe politica allora, non avesse avuto il coraggio di Se non di ci fosse stato il traforo del Gran Sasso, Teramo sarebbe saremmo, morta saremmo veramente. Saremmo sicuramente. Saremmo una città che viveva di riflesso, dove anche la difficoltà di andare all'Aquila a lavorare, o, ma non perché eh, ci si debba andare all'Aquila, si va per lavoro, c'è la Corte d'Appello, insomma tutto quello che, 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 che ha un capoluogo di regione, sarebbe stato per noi praticamente impossibile, favorendo altre economie che invece hanno ben altre strutture. Lei adesso, lei adesso ha un punto di osservazione diverso, molto più ampio privilegiato, no, Perché ha sotto controllo l'intera regione. Sotto controllo, <ride> no, però insomma controllo conosci le problematiche regionale e anche, anche nazionale, certo. Teramo è veramente così messa male? No, ma non è, Teramo, ehm, forse Teramo eh, non è più cresciuta, eh, ma forse avuto... perché il terziario, che era la forza ecco, di Teramo, è andata in crisi. Era, eravamo forti nel terziario, la piccola e media impresa. E... Quella è quella che ha subito la crisi più devastante. La grande impresa ha saputo eh, riconvertirsi. Le nostre grandi imprese, che sono pochissime, eh, hanno sviluppato in questo momento di crisi, hanno trovato sistemi differenti per comunque continuare. La piccola e media impresa ha sofferto di più di tutti e soprattutto ha sofferto da noi dove gli imprenditori, eh, forse anche, anzi sicuramente anche colpa della politica, eh, non hanno avuto capacità di fare sistema. Eh, prendiamo per esempio la Val Vibrata, la ex Brianza del Sud, che, dove gli imprenditori non erano formati come classe imprenditoriale o forse non tutti lo erano formati come classe imprenditoriale. Tant'è che quelli che hanno avuto la forza e la capacità di lottare perché formati hanno vinto la sfida e quindi i grandi gruppi sono rimasti. La piccola e media impresa, che era il substrato dell'economia della Val Vibrata, cioè la prima, il primo impatto. Dal centro al sud, cioè dalle Marche all'Abruzzo, è crollata miseramente. Cioè, usciti dall'obiettivo 1 e con la crisi congiunt congiunturale è chiaro che noi non abbiamo avuto la capacità di lottare, di riconvertirci, quindi perdita dei posti di lavoro, perdita dell'infrastruttura, perdita dell'indotto economico e quindi è chiaro che questa poi viene pagata a tutti i livelli. Noi avevamo una valvibrata dove c'era eh, disoccupazione zero, oggi abbiamo la provincia di Teramo dove c'è il tasso più alto di disoccupazione di tutte e quattro le province del territorio abruzzese. Paga anche il fatto che fino a un anno fa a Teramo c'era il presidente della regione e tre assessori teramani, ed oggi invece in giunta non c'è nessuno di teramo. Oggi un suo collega, Mauro Febbo, ha usato una frase particolare, nel senso che ha detto che D'Alfonso non fa il presidente della regione, ma fa ancora il sindaco di Pescara. Que e, e, e in virtù di questa sua carica così effettiva sempre parole di febbo, sta portando tutto a Pescara spogliando il resto, le altre province. Lui si riferiva a Chieti, ma il riferimento era anche a Teramo. Dunque, questa frase del sindaco l'ha già usata il presidente Chiodi una volta in consiglio regionale. Io conosco bene il sindaco di Pescara, Marco Alessandrini, che saluto e che secondo me è un ottimo sindaco e non credo che subisca l'influenza da parte del Presidente Alfonso. È vero è però che è sicuramente la città di Teramo, la città di Teramo, non la provincia, non ha rappresentanti regionali. Eh, di maggioranza, ad esclusione eh, di me, di Mauro, di Gianni Chioli, di Riccardo Mercante e di Giulianova, siamo tutti. Paolo Gatti. Eh, sì, io, ovviamente Paolo Gatti: siamo cinque consiglieri di opposizione e un consigliere di maggioranza che però non è in realtà della città eh, di Teramo. Non credo, non credo che le politiche regionali siano quelle di disposizione della città di Teramo, io penso invece che eh, Luciano D'Alfonso e il presidente D Alfonso giochi una grande sfida su Teramo, eh, riprendersi eh, l'unico capoluogo di eh, provincia che ha rivinto le elezioni e mi auguro che il sindaco Umberto Di Primio sia riconfermato, appare il momento però l'unico riconfer riconfermato è il sindaco Brucchi, quindi penso che eh, vincere su Teramo per, la, per il presidente D'Alfonso sia una bella sfida. Sfida. noi non glielo permetteremo però. È vero che lei è un ammiratore di D'Alfonso, nel senso che qualche tempo fa si è accostata la sua figura a quella di D'Alfonso, no, lei no, no, però no, no, ha smentito questo. Sì, sicuramente sì, eh, um, con il presidente D'Alfonso c'è un'amicizia vicinanza che risale ai tempi del movimento giovanile della democrazia cristiana. Perché la matrice parlando. poi è quella la no? La matrice è tutti. quella. Eh, ehm, ci sono alcuni lati del Presidente che a me piacciono: questo dinamismo, questa presenza costante sul territorio, questa voglia di. verrebbe da onnipresente. Eh. Questo ascoltare la gente sul territorio sono fattori che forse noi non abbiamo avuto in passato. Ma ovviamente, questo è un lato della politica di Alfonso. L'altro lato è quello di essere il Presidente del centro-sinistra e deve dare invece risposte al territorio di quello, di, 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 di quello che lui ha, de ha detto ha promesso in campagna elettorale. E in realtà di questi fatti noi ne stiamo vedendo veramente pochi e quindi io faccio opposizione e sarò a fianco al presidente Alfonso nel momento in cui farà scelte che vadano, a mio avviso, per il bene del territorio abruzzese. E, e qualora invece stesse facendo cose che vanno contro o che a mio avviso non sono importanti o addirittura sono devastanti per il territorio abruzzese, per il territorio abruzzese sarò sicuramente contro. Quindi eh, è un'opposizione costruttiva, torno a ripetere, è sempre un'opposizione costruttiva, come ribadisco eh, ho fatto nei miei cinque anni di consigliere in opposizione al Comune di Teramo. Eh, porto sempre ad esempio lo stadio oggi immaginatevi se non avessimo fatto quello stadio a Piano Daccio e eh, lei è uno di quelli della minoranza di allora che votò a favore sì, del progetto portato del, avanti dalla del maggioranza di centro-sinistra del project financing con la Verde Bosco che portò alla realizzazione del centro commerciale e dello stadio il sindaco Sperandio non aveva i numeri per l'approvazione e io e altri miei due colleghi. Anche Maurizio eh, Brucchi, l'attuale sindaco, votò a favore. Eh, insieme a Maurizio Brucchi mi sembra. Gianni Chiodi. O Giovanni De Luca. Gianni o, Chiodi. Luca, vabbè, comunque, insomma, in tre votammo eh, questo stadio e oggi noi possiamo permetterci la Serie B a Teramo. Abbiamo fatto il record di spettatori, eh, oltre 8.000 eh, spettatori, in uno stadio che mai, eh, se fosse rimasto il vecchio stadio comunale, avremmo potuto fare il record storico con il Giulianova dei 5.000 spettatori. Ma poi, con le, con, le, con le leggi che ci sono oggi, sarebbero diventate 2-3.000 i posti del, del comunale, non ci saremmo potuti permettere sicuramente la Serie B. Senti, senta, lei ha come punto di riferimento Paolo Tancredi? Sicuramente l Onorevole Tancredi, mi spiega come fa Paolo Tancredi ad andare alla Camera e votare insieme al PD e poi magari vedersi con lei e dire che deve votare contro il PD alla regione? Cioè, questa posizione <ride> no. del nuovo centrodestra è... che un po' galleggia tra una zona ed un'altra. Allora, io innanzitutto. Ehm... Con Paolo Tangredi mi sento e mi confronto e ci scherzo anche a volte su alcune scelte di carattere eh, politico. La realtà è che noi siamo proprio nel, nella vigilia di un momento importantissimo per l'Italia, che è quello delle elezioni regionali del 31 maggio. Al di là delle amministrative, le elezioni regionali del 31 maggio, che non interessano l'Abruzzo, non Che l'Abruzzo ma sono un test fondamentale. Beh, il Veneto, una su tutte: no? la Liguria. Liguria. Dove abbiamo addirittura candidato il presidente del. Di cioè, quindi sì. voglio dire, le sfide sono importanti. È stata approvata l'Italicum, quindi cioè abbiamo una legge elettorale che crea lo sbarramento del 3%, quindi è un premio di maggioranza al partito di maggioranza relativa che supera il 40%. Quindi, stiamo parlando eh, di un sistema elettorale che non permetterà più l'esistenza dei piccoli partiti. O quantomeno i piccoli partiti potranno esistere sul territorio, lì dove si andrà a votare un'amministrazione comunale, ma sicuramente non a livello nazionale. Quindi siamo alla soglia, cioè alla vigilia di un momento politico importante che è ancora... E lei pensi un po' se ci fosse ancora il PDL? Sì, però eh, il PDL ha concluso il suo iter politico nel momento in cui hanno purtroppo uh, colpito uh tra virgolette a morte no, ma insomma comunque ridimensionato in maniera violenta la figura del leader Berlusconi. Nel momento in cui Berlusconi non ha più possibilità di stare in Senato, lui era senatore della Repubblica, non potersi candidare per un periodo di tempo, non poter far comizi, non essere presente sul territorio, questo ha creato all'interno del partito di Forza Italia di oggi una disgregazione talmente forte e gli esiti si stanno vedendo purtroppo e credo che Fitto stia facendo eh, scelte laceranti all'interno del partito e quindi eh, poi quando eh, i risultati non sono quelli aspettati eh, non è certo i numeri della Valle d'Aosta non sono i numeri di Forza Italia io non credo che Forza Italia sia stessa al 4% la vedo soprattutto con un doppio numero sicuramente eh, dal 10 per cento in su, ma non in numeri che possano permettere una eh, governabilità di lavoro di lavoro di lavoro di lavoro di ci sono sì. delle autonomie che hanno sì. una forza politica eh, sì. importante. Però Forza Italia ha un crollo, purtroppo di crollo di consensi. Cioè la, oggi, eh, la figura di 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 è stata più che aggregante... Il vostro, per il, problema, per... il vostro problema, cioè quello del nuovo centrodestra, è che i voti che perde Forza Italia, secondo me, non vengono a non voi, vengono a ma voi. vanno a Salvini. Allora, eh, Salvini è riuscito a eh, incunearsi in una fetta di elettorato che eh, vede in questo momento... Mm, non voglio parlare di estremismo perché sarebbe una parola esagerata, ma che comunque eh, non è moderata come è il nuovo centrodestra, che non ha la matrice democristiana, socialista, liberale e repubblicana che aveva e ha Forza Italia, è una matrice diversa e comunque il popolo oggi eh, vota anche per protesta. Eh, fenomeno... e parla la pancia del paese sì, il fenomeno del 5 Stelle il fenomeno della Lega ma lo stesso Sell. Cioè, eh, abbiamo visto oggi le, le parole le, sono di oggi eh, le parole del leader eh, di Sell, che assolutamente di, sulla legge eh, di riforma della scuola era assolutamente contrario e farà battaglia all'interno del Parlamento eh, quindi anche... voglio dire quindi ab abbiamo questa grossa difficoltà Matteo Renzi ha avuto la capacità di eh, tenere la barra dritta, di andare giù come un treno, di eh, non guardare a determinate eh, pressioni che riceveva sia all'interno che all'esterno del Parlamento e di andare a approvare delle leggi. E questo eh, la gente o ti premia o ti, o ti uccide. E secondo me in questo momento il popolo di sinistra lo sta premiando. Purtroppo il nostro elettorato in questo momento se va con la protesta va con la Lega e questo riguarda l'ex elettorato del PDL, se invece filo governativo ritiene giuste alcune scelte del presidente Matteo Renzi, vota al PD. Secondo lei è meglio la Lega di Salvini o il Movimento 5 Stelle? cioè se dovesse scegliere dove convogliare i voti di protesta Ma sai che, sai che, secondo lei io... sarebbe meglio che andassero al Movimento 5 Stelle o a Salvini? Ma io, secondo il suo io, punto di vista io, cioè, mh, sono, due, due, mh, sono due cose completamente differenti la Lega ha una storia politica la Lega ha governato, ha amministrato, ha fatto leggi il Movimento 5 Stelle è un Movimento nato da pochissimo con gente che non ha avuto esperienza eh, se non in minima parte, l'esperienza di governo e quindi ha eh, difficoltà, a, una volta eletta, ha difficoltà alla, di eh, partecipazione alla cosa pubblica, alla res pubblica se vogliamo. Però i principi iniziali, se lei si ricorda nel 92, nel 93 quando eh, nacque la Lega nel 92, eh, erano quelli tutti a casa, via Roma Ladrona, Roma, Roma, via qui. i ladroni dal Parlamento, eccetera. Sì. E il Movimento 5 Stelle e lo slogan era tutti a casa. Sì, però poi la Lega è stata eh, per tanti anni partito di governo. Eh, il Movimento 5 Stelle non l'ha mai fatto. Bisognerebbe vedere il comportamento del Movimento 5 Stelle quando eh, sarà, se e quando sarà partito di governo. Eh, non mi sembra eh, che il sindaco Pizzarotti di Parma abbia poi messo in atto quello che lui, per cui è stato eletto dal Movimento 5 Stelle parmigiano. Bene, la presenza di Giorgio D'Ignazio eh, qui è per presentare, adesso lasciamo questa parte politica introduttiva. Che comunque è però, entusiasmante e bella. Però è bella sì. perché eh, avere un consigliere regionale e non parlare di politica insieme, certo. mi sembra... Subito dopo la pubblicità invece entreremo nel, nel vivo di questa, di questa puntata, nel senso che lei ha una battaglia che porta avanti sì. da anni, da quando era assessore al sociale al comune di Teramo, sì. che è una battaglia contro la ludopatia e che se vogliamo è una battaglia che porta avanti contro lo Stato, perché <ride> molti, giochi, <Roma> ladrona. <ride> molti giochi sono quelli che lo Stato propone. Sì. Ne parliamo subito dopo la pubblicità. Siamo lasciati prima della pubblicità introducendo quello che era un po' l'argomento forte di questa puntata. vale a dire eh, la lotta alla ludopatia che Giorgio Dignazio sta portando avanti da eh, parecchi anni. Sabato c'è un convegno a Teramo che tratterà questo argomento, ma la, la prima domanda è questa: in questi ultimi anni la situazione è peggiorata o migliorata? Uh, allora, in questi ultimi anni. La situazione è stabile, cioè Teramo è la terza città in Italia dove si gioca di più, siamo ancora sul podio e questa è una cosa gravissima. Eh, un anno e mezzo fa fui chiamato a eh, San Patrignano alla presentazione dello studio fatto dal allora in cui eh, si chiese proprio del fenomeno Teramo-città perché sono tre le, le prime tre città, abbiamo due città del nord Italia e poi c'è Teramo che gioca eh, pro capite. 1897 euro annue, cioè se noi prendiamo la città di Teramo che ha 57.000 abitanti... C'è qualcuno che gioca 4.000 euro perché io non, non gioco, quindi... Ma molte di più di 4.000. Se noi pensiamo che 57.000 abitanti moltiplicati per 1897 euro fanno il doppio del bilancio... Del comune di Teramo, cioè con quei soldi si potrebbe, si potrebbe fare trasporto, trasporto disabili, assistenza di sabbili, la TEAM, i giardini, eh, riscaldare le scuole, gli uffici, pagare gli stipendi ai dipendenti comunali, eh, il tribunale di Teramo, insomma tutte quelle che sono le spese di un'amministrazione comunale e gli investimenti, e quindi c'è cioè, sia la spesa corrente sia la spesa per investimento, tutto rientrerebbe in questa cosa. È incredibile, ma è vero. E allora. Su questo noi dobbiamo ragionare e per questo noi dobbiamo ragionare. La ludopatia è una malattia, è una malattia che ha da dipendenza e quindi il ludopate non è un delinquente o un malato che va curato. E la ludopatia è una malattia curabile, però è una malattia che via la conosciuta. Allora abbiamo presentato una legge, io ero, sono il primo firmatario di una legge che andrà in commissione la prossima settimana e quindi... Questo è il titolo eh, del convegno del quale parleremo. Vincere al gioco, gioco o vincere, vincere il, il gioco. gioco. Una legge che, è, è, che va per la prima in Italia, perché molte volte si è parlato di stanze dalle scuole o dai, dai punti di incontro eh, dare contributi a coloro che non mettono la slot machine all'interno della propria struttura sono cose importanti ma non sono però risolutive perché oggi sappiamo che il gioco lo si può fare anche online lo si può fare anche Ecco, eh, aspetti perché di questo ne parleremo, ne, ne parleremo a parte perché il gioco online merita un trattamento a parte. Ah. Io ricordo che quando due anni fa, mi sembra, lei sollevò il problema in maniera forte, eh, ci furono due o tre esercenti che decisero di togliere le macchinette dai bar. Sì, si cominciò dai bar. da un cominciò bar, di... Da bar di Sant'Omero. Sì. Purtroppo però a questa iniziativa nessuno ha dato seguito: nel senso che non ci sono stati altri esercenti che poi hanno seguito l'esempio del primo no ma ce ne sono perché, state tante lei? tante di persone ma che è una, una scommessa persa perché oggi è possibile giocare in tutti i modi in tutti i modi io eh, porto, posso portare tanti esempi di, perché poi la gente con me eh, si confida mi parla gli stessi eh, esercenti mi parlano mi dicono quindi mh, mi hanno visto un po come io addirittura eh, intervenni in diretta al, al Rai 1, al Giro d'Italia proprio perché eh, era un problema eventualmente eh, il Giro d'Italia intervenni eh, per parlare di, di Ludo Credo che il problema ormai sia de talmente devastante che non è arginabile ehm, cioè, se noi eh, se la, la, andare in macchina eh, può essere incidenti immortali. È chiaro che non è Dicendo non prendete la macchina che si risolve il problema. guidatela con Guidate, coscienza. guidatela con coscienza, mettete le cinture di sicurezza, date piano, i tutor e tutto quello che è stato messo in atto dal Ministero delle Infrastrutture. Ehm, così vale per il gioco d'azzardo. Primo, questa è la legge che noi presentiamo, parla della pubblicità, che è un veicolo importante. Eh però sì. in, in televisione. Non si vede altro che pubblicità di giochi online, giochi online. che promettono vincite, vincite immediate. Cioè, noi sappiamo che la ludopatia mm, colpisce tutte le fasce di età. Addirittura oggi ho visto una pubblicità l'altro giorno dove si può scommettere su una partita di calcio Indirette. online, online ogni, ogni, 5 ogni 5 minuti. Cioè uno può scommettere su quello che accadrà nei prossimi Indirette. 5 minuti. Ma... È pazzesco, perché in 90 minuti... Ma ah, perché il lotto istantaneo? Ma perché la, le, tutto quello che è immediato, istantaneo, dà dipendenza. Allora... Eh, una volta eh, quando le, 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 le persone anziane prendevano la pensione correvano dal tabaccaio a giocare all'otto a, a giocare i a comprare i grattevinci oggi le poste italiane vendono direttamente i grattevinci ma perché no, se ma una volta all'otto ci si giocava una volta a settimana una volta a settimana, settimana poi due sabato. settimana adesso è online e, i, i, i ma abbiamo tante quelle sono le più pericolose perché la lotteria in Italia non dà dipendenza no c'è una volta all'anno a meno che uno impazzisce e si compra tutti i biglietti della lotteria allora, dire... Avrebbe allora, grandi allora... possibilità <ride> di, di vincere in quel caso. Cioè, questo è il discorso, è che noi pag... purtroppo <ride> quello che è immediato dà dipendenza e questa dipendenza quindi prima di tutto la pubblicità deve dire la verità io faccio l'esempio della Ferrari della macchina sportiva, se io compro una Ferrari 5000 non è che non me la posso comprare io non me la posso comprare, ma chi se la ah, può permettere io, eh. se la può permettere, ma deve sapere che non fa 40 km al litro ne farà 3, 2, 1, non lo so però nel momento in cui sai che quella macchina costa a comprarla a mila euro dico, ci vuoi così a cavolo che consuma tot, che comunque che di assicurazione costa, tot, costa tot che quando va a fare un tagliando non costa 300, 200 euro, ma ne costa 3000 poi te la compri, se io facessi una pubblicità Dicendo che la Ferrari 5000 eh, fa 50 km al litro, eh, gli italiani non li deve fare, le gomme non si consumano, eh, farei una pubblicità ingannevole e quindi io sarei, potrei fare causa. Alla Ferrari perché ha fatto quella pubblicità. Perché nel gioco non si può fare? Perché nel gioco si dice che si, vi, si vince sempre: c'è il miliardario, eh, compri un gratto e vince e diventi miliardario, compri un gratto e vinci eh, un eh, turista per sempre e apri la porta e stai in un'isola tropicale? Perché dici ti piace vincere facile quando in realtà vincere ai gratti e vinci è praticamente impossibile: c'è lo 0,0001% di possibilità di vincere. Poi su, per una vincita che c'è in Italia perché ogni tanto lo, quando cala. Questo è il discorso. Quando c'è la vincita dei biglietti c'è la vincita importante. I mass media riportano, e qui c'è anche una responsabilità importante, perché quando si vinci 500.000 euro, benissimo, bisognerebbe dire a fianco a quei 500.000 euro vinti, 500.000 famiglie si sono disgregate, distrutte dal gioco. Perché questa cosa, soppesare le due cose è importante. Eh, però più che colpa dei mass media, la colpa dei mass media, la colpa no la de... colpa adesso no, per... la colpa è dello Stato. Che oh, è... per arrivare poi alla fonte è principale. vostra la colpa. Eh? Sì, lo Stato, però è anche vero che il proibizionismo non ha mai guarito la malattia. Cioè, da... Parliamo dell'America. No, perché poi ci sono eh, le... Eh. le scommesse clandestine. I giochi clandestini Ora, che succedere? finanziano la, la vita. Anzi, peggiora la situazione. Come la legge Merlin, cioè non è che noi abbiamo sconfitto la prostituzione con una legge, siamo, stiamo arricchendo la pancia di qualche. Ecco perché eh, adesso sì. c'è la discussione sulla riapertura certo. delle case chiuse. Però come si combatte a allora allora, questo in, in, Allora a me, cioè io non sono un proibizionista. Io sono uno che vuole informare realmente la persona che gioca e fargli capire che se gioca non vince, perde. Da qui il titolo: vincere al gioco o vincere il gioco. E c'è sopra un'altra cosa bellissima scritta che ha fatto la mia collaboratrice. Liberati dal gioco o liberati dal gioco. Si può leggere in tutti e due i modi: nel senso che se vuoi giocare, per me puoi anche giocare, ma devi sapere che quei soldi mesi lì. Sono soldi regalati allo Stato italiano e molte volte invece anche a circuiti esteri. Allora conviene estero. pagare le, casse, allora conviene le, tasse. le tasse. Oppure conviene eh, farsi una bella serata tra amici, eh, una bella birra con gli amici, una mangiata di pesce, piuttosto che regalare la 100 euro giornaliera allo Stato. Senta, eh, D'Ignazio, ma il, il fatto che, eh, una cosa che mi ha colpito molto, il fatto che molti autogrill soprattutto quando uno va a pagare qualcosa a me capita spesso vuole un gratte e vinci perché, sì. Sì, a me capita spesso perché per lavoro io viaggio io e, e mi dicono vuole un gratte e vinci, vuole un gratte e vinci, io non li compro per, per un principio mio, ma è, è legale una cosa del genere, oppure quanto guadagna colui che lo vende? Ma innanzitutto eh, chi vende guadagna anche sulla vincita e poi comunque è un introido ma io, cioè a chi fa questa attività non lo condanno, perché voglio dire la, gli è permessa cioè, eh, eh, non sta facendo nulla di illegale, di legale, questo si avvengia. Però che non gli costa niente, cioè non ha stoccaggio, non deve essere cucinato, non, deve, non, va, non va in malora. Cioè il gratte Vinci sta appeso là, non è un, porio, non è un prosciutto o una rosa che se non lo vendi in giornata poi va male. Quello se non lo vendi oggi lo puoi vendere domani o dopodomani. Purtroppo questa è eh, l'Italia in questo momento. Non è che le altre nazioni siano meglio di noi, ma è anche vero che però noi abbiamo un gap da recuperare, che è il gap dell'informazione e quindi pubblicità ingannevole basta, va detto se compri un gratte e vinci devi sapere che hai lo 0,001 possibilità su 100 di vincere, se giochi alle slot machine per 100 euro che metti ne riprendi 70. Ciò significa che uno vincerà e 99 perderanno. Il giorno dopo tu sarai quello che perde e gli altri. L'unica le... cosa che si dice invece nelle pubblicità Se è che non... il gioco da dipendenza e che giocare bisogna avere più di 18 sì, anni. Sì, ma te lo dice eh, fa tutta la bella pubblicità poi dice eh, giocare che avrebbe 18 anni, eh, e eh, sono come le scritte <ride> quelle piccolissime <ride> sì. sotto i contratti, la stessa e cosa, e quindi questa è la prima cosa che va detta. La seconda cosa va ah, fatta? C'è un foto. controllo eh, su chi acquista. Un gratte e Vinci, per esempio, cioè un ragazzino di 10 anni può acquistare un gratte Vinci? Un In teoria no. Allora, le per legge no, deve avere 18 anni. Poi ci sono e nei quanti centri. Chiedono, commerciali... Quanti chiedono i contratti? No, ma peggio ancora, nei centri commerciali ci sono i distributori automatici di gratte Vinci. Quindi non ti chiedono niente, non la, c è, c è, almeno la tessera sanitaria, che poi la tessera sanitaria, se vanno in 5, uno ha 18 anni, mette la sua e come si Siamo proprio al ben godice voglio dire, ma poi la cosa più tragica è quella che dicevo prima, è il discorso del, dell'online. L'online non ha nessun tipo di controllo, nessun tipo di controllo. Non, non ci sono filtri. No, fra le altre cose ci sono giochi del tutto innocenti del tutto innocenti, che partono con i soldi finti e a un certo punto comincia a cacciare i soldi anche lì, cioè quello delle macchinine, cioè, tutti i giochi che comunque i nostri figli, i nostri nipoti fanno, partono come innocentissimi giochi e a un certo punto tu hai elaborato la macchina per correre, eh? a un certo punto per andare oltre le necessità. È come se uno cominciasse a giocare al monopoli con i soldi del monopoli, dopodiché a, certo a un vedere. certo punto del gioco cominciano a entrare i soldi I, veri. I soldi ballo. veri. E questo è drammatico, perché purtroppo... La ludopatia, torno a ripetere, non ha età, ci sono molti minori affetti da ludopatia e molti genitori e molti anziani, per cui quella, il secondo punto principale della legge è l'informazione fatta per le scuole medie e per le scuole superiori. Senta, lei ha detto che è una malattia e che va curata, come si cura? Allora, per... A questo non, ti, non è una risposta del politico, ma è una risposta di coloro che saranno presenti al convegno e che hanno compartecipato con me e con i miei collaboratori all'assenzione della legge. Eh, la ludopatia sicura, sicura come tutte, eh, cioè eh, la riprogrammazione, uso questi termini perché l'ho ascoltato oggi dalla mh, dottoressa Elena Damiani, psicoterapeuta, psicoterapista e psicoterapeuta, che parlava proprio di riconvertire il cervello umano. Perché non con un'aspirina, quindi non si cura con l'aspirina. Non si cura con l'aspirina, si cura con un percorso psicologico, psicoterapeutico e anche a volte con i farmaci. Lo diceva lei, quindi non sono parole mie non perché non sono assolutamente all'altezza di poter fare questo. Ci saranno, eh, Sono presenti eh, in questo convegno il dottor Valerio Profeta, responsabile del CERT, il CERT, Terra, CERT, che curano, anche a CERT si curano i malati da dipendenza eh, da gioco. Ci sarà il dottor Gaetano Ruggeri che è responsabile della comunità. Mondo Nuovo, Mondo Nuovo, dove è partito un centro eh, di recupero proprio, di, di mh, terapia di cura, eh, di un percorso diciamo, di terapia di cura per, il, per persone affette autopatia e insieme a lui abbiamo già fatto un progetto su Teramo, eh, allora con la Croce Rossa, la Comunità Mondo Nuovo e Comune di Teramo di informazione sui giovani e, e quindi non tutti guariscono, ma si può guarire in questa stessa emittente. Io ricordo una sera ho incontrato. Una, eh, sì, abbiamo affetta. fatto una sì. trasmissione con una signora, una signora che aveva volontà. perso molti soldi, si era rovinata la famiglia e eh, tutto quello che poi ne consegue. Insomma. Dovremmo farne altre, di, altre di queste. In cui lei diceva addirittura che passava quindi, non solo la perdita di carattere economico, ma soprattutto l'alienazione della vita normale. Lei passava addirittura 12 ore sulle macchinette e quando uno diventa affetto dall'utopatia. Innanzitutto è importante capirne i segnali. Perché si può vivere accanto a un ludopate o eh, avere un figlio, un padre, un marito, moglie, ludopate e non accorgersi di niente fino a quando non esplode la bomba, della fine totale di tutto. Non ci io si accorge, non si accorge. Io se vedo che un mio parente sta 12 ore al bar a giocare alle macchinette, mi porta. Però guarda, credimi, credimi, quello che mi dicono sempre e mi ripetono tutti i familiari in cioè noi non ci siamo accorti di niente. Perché il ludopate riesce a essere molto mistificatore, riesce a essere una persona che è capace di dire del bugetto. Nasconde che... il problema, nasconde così il problema. come accade in queste situazioni. Io l'altro giorno ho letto una notizia che era un po'... Di quello me... che si è preso... A metà tra il curioso il divertente, no? Eh, non verrebbe, verrebbe a dire drammatico, ma non è, non è un drammatico, ma è sicuramente preoccupante la cosa di quel bracciante agricolo di Roseto degli Abruzzi che ha giocato per tutto il pomeriggio ha perso un sacco di soldi alla fine non ha trovato null'altro da fare che prendersi la macchinetta e riportarsela a casa per, per no, prendere il soldi no, lì, lì c'è la, la doppia faccia che è quella della, della parte della risata che lui di si forse la... si è reso conto di aver fatto la pesteria non lo so. però lì c'è anche il dramma della persona che probabilmente non ha più niente è uscita da quella, lasciando quella macchinetta non avevamo anche i soldi per mangiare, noi da dai figli perché molte volte, anzi, sempre purtroppo, il ludopate prima gioca i propri soldi, poi gioca i soldi che gli prestano gli amici: 50 euro, 100 euro. Quello potrebbe essere un segnale. Quando un amico ti chiede dei soldi, una volta ci può stare, ha dimenticato il portafoglio, la seconda volta ha dimenticato il bancomat, ma la terza volta comincia a diventare un segnale preoccupante poi si indebita con le banche, con gli amici e poi cade in mano l'usura poi eh, cominciano a avere non c'è Poi Un un'escalation un si perde i posti di lavoro, si disgrega la famiglia e molte volte i figli vengono allontanati perché alla, alla, al problema di carattere economico subentrano altri mh, tipi di depressione fino addirittura a portare il soggetto che ha uh, fretta all'automatia all'istinto suicida. Ma lei che è il, è il promotore di questa battaglia e lo è stato, lo abbiamo detto prima da sempre, chi ha al suo fianco? Ma, eh, tante persone. E che comunque credono in questo problema e anche mh, io lo dicevo io in passato ho anche avuto problemi sotto il profilo cioè non è che questa mia battaglia ha fatto piacere a tutti eh, qualcuno mi ha anche minacciato nel senso eh, fatto capire che non mi conveniva qualche nemico se ne è fatto eh, vabbè, ma è chiaro che ci sono dei, quando ci sono gli interessi economici è chiaro che questa cosa dà veramente fastidio eh, ma questo l'ho mai spaventato e lo mi me, queste cose non hanno mai fatto paura, credo invece che debba far più paura e riflettere il dramma, il dramma delle persone e noi che abbiamo posti di responsabilità e permettetemi eh, insomma, eh, non possiamo tirarci indietro da, da, queste, da, queste, da questi fattori che sono talmente tanto eh, gravi, che è talmente tanta sofferenza. Che insomma, non possono lasciarci, cioè, chi ha la responsabilità se la assume e la porta avanti. Non si deve trincerare, non si deve spaventare. Me, come tanti colleghi. Per saperne allora di più, tutti coloro che sono interessati alla cosa, sabato possono. Venire, certo, è un invito la... ad essere presenti. C'è anche un dibattito con i cittadini. Certo, alle 10.30 all'Hotel Abruzzi a Teramo, in Viale Mazzini, sarà presente l'assessore regionale politiche sociali Marinella Sclocco, il sindaco di Teramo Maurizio Brucchi, il presidente della provincia Renzo di Sabatino, l'onorevole Paolo Tancredi, io sarò moderatore del convegno, saranno gli interventi dell'assessore alle politiche sociali del Comune di Teramo eh, Valerio Misticoni e poi abbiamo eh, in primis Gaetano Ruggeri, ricordo eh, responsabile della comunità Mondo Nuovo Lollus Mondo Nuovo di, di Teramo eh, il, il dottor Valerio Profeta responsabile del CERT e la dottoressa Elena Damiani eh, che è psicologa e psicoterapeuta che comunque ha tra i suoi tanti casi tante persone che sono in cura proprio da questa perché questa... è giusto ricordare che il ludopate non è quello che Giocava la schedina del Totocalcio una no, volta eh. a settimana. Anzi, quello, quello non è niente proprio. Nemmeno quello che gioca a poker Nemmeno o quello che gioca è una birra a scopa. Dire. è quello che si gioca tutto quello che ha. Nelle Io macchinette o, nel, o nei giochi online? Volevo, nelle... volevo salutarvi raccontando un aneddoto che è successo a me, a un caro amico affetto dall'odopatia che ha perso veramente tanto, aveva tanto e ha perso tanto, 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 tanto. È stato anche in cura, è uscito, ha rigiocato. Ho incontrato la moglie, la quale mi dice: Guarda, finalmente sono contento perché mio marito non gioca più, non esce più la sera, sta tutta la sera davanti al computer. <ride> e dopo dopo l'ha scoperto è, perché... è arrivata la tragedia. Allora famigliare. io intanto le faccio i complimenti per questa Grazie, sua battaglia perché è una battaglia eh, importante che eh, potrebbe permettere a molte famiglie di stare meglio. La porti avanti. Molto non, non, mollo, eh, perché perché non mollo, mo, ho anche non altri molli, progetti parte. di legge delle quali ho parlato. Questa è stata una campagna elettorale, questa sull'anopatia è una cosa che avevo promesso e che ho, sto portando avanti. Un'altra riguarda i minori delle case famiglie. A breve presenteremo eh, quest'altra legge. Sono stati i miei cavalli di battaglia, non le ho mai abbandonate, le porterò avanti. E comunque non mi fermerò alla presentazione di una legge perché adesso sto contattando tutti gli altri eh, consiglieri regionali delle regioni italiane a. a comprese quelle a statuto speciale eh, per, care, per fare un'unica legge sul territorio nazionale che possa eh, fare, facciamo il contrario cioè far partire dal basso verso l'alto affinché lo Stato italiano eh, possa far proprio il suggerimento che gli arriva dalle varie regioni dagli vari organi legislativi regionali grazie a Giorgio D'Ignazio capogruppo del nuovo centrodestra alla regione Abruzzo grazie a voi che ci avete scelto e seguito anche questa sera Buonan grazie di